sank. Go marching in. Do those poems. Oh, when the saints go marching in. Dalla metà di febbraio i Beatles, tutti e quattro, con le mogli o fidanzate, e Mia Farrow, la moglie di Frank Sinatra, e Donovan, un altro idolo degli adolescenti inglesi, e il famoso gruppo californiano dei Beach Boys, sono andati in India a meditare con Maharishi Mahesh Yogi. Poi Ringo e Mia Farrow sono partiti, ma gli altri sono ancora là, a Rishikesh sull'Himalaya. Noi siamo stati a trovarli quando c'erano tutti e vi raccontiamo la storia. Il viaggio comincia alla periferia di Bombay, la porta dell'India. Noi abbiamo immaginato che i Beatles e tutti gli altri celebri pellegrini dell'Himalaya siano sbarcati qui, e che per esempio abbiano proseguito in treno e poi sull'unica strada disponibile verso le pendici del Tibet. Si dice che i monaci in preghiera abbiano levato la testa disturbati, disapprovando l'arrivo dei nuovi visitatori. Perché i Beatles sono arrivati dal cielo, e non in senso spirituale, ma in elicottero, saltandovi dentro direttamente dal jet. E si sono persi, sfortunatamente per la loro esperienza, tutto il resto del viaggio. Le stanze hanno acqua calda, morbidi tappeti cashmiri, bagno e doccia. E sono tutte prenotate da New York e da Londra. Se avete pazienza e vi fermate al cancello, potete anche vedere da lontano qualche scorcio di meditazione. Potete cogliere per un istante l'immagine di Ringo, il batterista dei Beatles, che esce da un tempietto con il Maharishi dopo una meditazione privata. Potete vedere George Harrison, un altro Beatle, che cammina di là dal cancello. Oppure Mia Farrow, sola e meditabonda, che guarda il Gange la mattina appena alzata. Ma se siete attesi, Maharishi Mahesh Yogi, capo spirituale dell'ashram e maestro dei Beatles, verrà a ricevervi e il cancello si aprirà per questa visita insolita. E adesso arrivano i Beatles. Arrivano con le chitarre e con le mogli, fanno corona attorno al loro maestro e decidono su come spendere il pomeriggio. Cantare sulle rive del Gange è un ottimo modo per meditare, suggerisce il Maharishi. Così scendiamo tutti verso il fiume sacro. La cerimonia comprende l'offerta di vecchie e nuove canzoni. Due delle canzoni che ascolterete sono state scritte proprio in questi giorni, anche se non c'è ancora l'arrangiamento. E il bagnarsi, se non proprio l'immergersi, nelle acque purificatrici del fiume sacro. Happiness runs, happiness runs. Happiness runs. Well, happiness runs in a circular motion. Keep singing, happiness runs. Happiness runs, happiness runs. Well, happiness runs, happiness runs.
Now happiness runs, wouldn't you know? Happiness runs. Why, oh, because. Why, oh, because. Why, oh, because. Happiness runs. Well, happiness runs in a circular motion, always like a little boat upon the sea. Happiness runs in a circular motion, always like a little boat upon the sea. You keep singing that. Runs in a circular motion, always like a little boat upon the sea. Keep going. Quanto meditate ogni giorno? Abbiamo chiesto a George Harrison mentre scendeva verso il Gange. Io non riesco a star zitto e solo per più di 10 minuti. Lennon dice che un giorno ha toccato le 2 ore e Ringo e Paul McCartney una per ciascuno. Eccoli dunque insieme, i Beatles e il Gange, i grandi luoghi della storia dell'India e un po' di canzoni. Il risultato è una bella vacanza, una meditazione no. Ma i Beatles sono intelligenti e una volta riposati e a mente fresca, troveranno di certo altre occasioni.